meglio farle che mai, perché questi sono dibattiti che sento da anni, quindi sono propositi condivisibili che però si devono tradurre in leggi e in provvedimenti. Il Premier ha la volontà di poter, se ha la volontà di realizzare questo obiettivo, può far sì che questa cosa accada. Quindi adesso su questi temi non c'è più bisogno di annunciare, c'è bisogno di realizzare. Come abbiamo fatto noi sindaci, e siamo stati anche sotto attacco per averlo fatto, alcuni di noi sono stati denunciati, quindi credo che sia importante che tutto questo sul tema dei diritti, il diritto all'uguaglianza e alla valorizzazione delle differenze, l'articolo 3, il diritto alla cittadinanza, l'integrazione tra i popoli, trovino casa compiuta in provvedimenti legislativi. Speriamo che questo accada al più presto, quindi se questo è un monito a far presto, ben vengano questi moniti, che purché si realizzino in provvedimenti concreti. Dipende che significa. Se significa, come dire, valorizzazione della differenza del Mezzogiorno in un'ottica di integrazione, di rispetto delle realtà meridionali, perché noi siamo classe dirigente e popoli che non stiamo col cappello in mano, non vogliamo elemosina, non siamo razze da proteggere perché sono in via d'estinzione, ma significa, come dire, in qualche modo finalmente un'attenzione per il Mezzogiorno, ben venga. Se la riproposizione di vecchi rituali o semplicemente voler dare un contentino al Mezzogiorno, o peggio ancora, diciamo, ripetere le politiche clientelari oppure, come dire, di impoverimento delle valorizzazioni di tutto ciò che dal basso è nato in questi anni al sud, e allora non trova sicuramente un applauso, perché non sarebbe nulla di nuovo. Quindi anche come il discorso di prima, stiamo a vedere in concreto di che si tratta, se è un segnale di vicinanza, di mano tesa, di valorizzazione di quello che noi stiamo facendo in autonomia, se significa ridurre le ingiustizie che però finora il governo Renzi ha continuato a perpetrare nei confronti del sud. Quindi bisogna capire se questo in che direzione va, perché finora abbiamo avuto tagli, le ultime vicende sulla terra dei fuochi, sugli asili nido, sui fondi europei, quindi sembrano andare in evidente contraddizione con un ministero per il sud. Quindi se è un palliativo mediatico, se è uno strumentario della propaganda che generalmente abbiamo visto in questi mesi, a noi non serve proprio, non ci interessa per nulla. Se invece significa un cambio verso, capire finalmente che sul Mezzogiorno sino non si è fatto nulla e che invece si deve cominciare ad avere attenzione per i popoli del Mezzogiorno, allora saremo i primi a darne atto di un cambio di rotta da parte del governo. Per esempio, un primo cambio verso potrebbe essere questo: bloccare la nomina del commissario e riprendere quel percorso virtuoso che era stato portato fino al 14 agosto. Quindi mettere le risorse per le bonifiche e ascoltare con attenzione il piano su Bagnoli, concreto e realistico, che il Comune di Napoli, dopo tanto ascolto che è stato fatto in questi mesi, insieme ai cittadini e ai cittadini di Bagnoli, vuole presentare al governo. Io andrò lunedì 16 al governo a presentare, appunto, innanzitutto quanto noi siamo pronti a ripartire in modo diverso su Bagnoli. Quindi no con le mani su Bagnoli, no al commissariamento, sì a un rapporto corretto tra governo e Mezzogiorno, tra governo e città di Napoli. Quindi se appunto c'è un clima diverso come per il Ministero per il Sud, quindi un clima diverso di attenzione verso il Mezzogiorno, il primo segnale concreto potrebbe essere lo stop al commissario e il via libera invece a rapporti di dialogo ordinario istituzionale tra la città di Napoli e il governo. Sarebbe un bel segnale. Io lunedì ho degli appuntamenti importanti, lunedì 16, dove parleremo anche di questo.